Dotato sia per la musica che per la pittura, Aubrey Beardsley, illustratore e scrittore inglese, si rivelò un talento fin da piccolo. La sua formazione artistica fu quasi inesistente, infatti frequentò solo per pochi mesi corsi serali alla Westminster School of Art. Fu un lettore vorace e studiò con grande interesse l'arte del passato e del suo presente. Per questo motivo la sua opera mostra molte influenze, da Burne Jones, artista preraffaellita, a Whistler, pittore statunitense preimpressionista, fino alle stampe giapponesi. Riuscì a elaborare uno stile molto personale, unico. I suoi disegni mettono insieme linee morbide e sinuose a grandi macchie nere. Humor grottesco ha un senso di morbosa depravazione. Produsse un gran numero di disegni in bianco e nero che ebbero una rapida diffusione attraverso l'incisione. Beardsley cominciò a farsi un nome come illustratore con un'edizione di Morte d'Arthur di Mallory, ma il successo arrivò quando vennero pubblicate le sue illustrazioni per la versione inglese della Salomè di Oscar Wilde. Inoltre si fece notare come curatore del trimestrale periodico Yellow Book, che seguì fin dall'uscita del primo numero. Fisicamente delicato e debole, per tutta la sua vita ebbe diversi attacchi di tubercolosi. La malattia lo portò ad avere un temperamento decadente e forse fu anche la causa del suo gusto per un erotismo a volte perverso. La natura decadente delle sue opere scandalizzò spesso l'opinione pubblica. Beardsley arrivò anche a dimettersi nel 1895 dalla direzione del periodico Yellow Book per protesta. Lo fece per esprimere tutto il suo disappunto dopo l'arresto di Oscar Wilde per omosessualità. Un gesto che fece nonostante provasse antipatia per Wilde e la sua vita personale fosse ineccepibile anche per le regole restrittive dell'epoca. L'opera di cui vi voglio parlare nel dettaglio rappresenta Sigfrido, il giovane eroe qui sveglia col suono di un corno il mostro Fafner, che assume la forma di un enorme drago. Fafner avanza strisciando verso Sigfrido, che lo ucciderà trafiggendolo con la sua spada per poter entrare nella grotta dove sono custoditi l'anello dei Nibelungi e altri tesori. Come abbiamo detto, fu anche scrittore. La sua opera più famosa in questo campo resta Under the Hill, un racconto erotico incompiuto che narra le vicende fantastiche del cavaliere tedesco Tannhäuser. Questo personaggio leggendario trovò la dimora sotterranea di Venere e si trattenne per un anno intero a venerare la dea. Negli ultimi 3 anni della sua vita, la sua salute peggiorò rapidamente. In questo periodo, Beardsley ebbe come mecenati André Rafalovich, giornalista, saggista e poeta francese conosciuto per i suoi studi sull'omosessualità, e il suo amico scrittore John Gray, entrambi vicini anche a Oscar Wilde. Sebbene sia morto di tubercolosi a soli 25 anni, Audrey Beardsley lasciò un'ampia produzione. La sua vicinanza alle incisioni di Dürer, il suo stile illustrativo, fumettistico, è affascinante e in un certo senso ci fa pensare che sia stato un vero precursore di tanta illustrazione e decorazione che è venuta dopo di lui a partire dall'Art Nouveau. Se il video ti è piaciuto, lasciami un like qui sotto, condividilo con i tuoi amici e scrivi anche un commento con un apprezzamento, una critica, ma anche un suggerimento dei temi o argomenti da trattare nei prossimi video. Ciao!